esotica. Buongiorno signore e signori, buongiorno, come va? Tutto bene? Tutto bene? Ecco, oggi una trasmissione breve, un quarto d'ora, 16 minuti, una cosa del genere, di servizio con e divertente. Benissimo, e per immaginarci il di servizio e divertente, cerco Politically Correct, Giorgio Merega. Per parlare di Politically Correct è con noi Giorgio Merega. Ma è politically correct, Giorgio, buongiorno innanzitutto, fare dei noir come i tuoi, che sono degli splatter? Beh, direi di sì, proprio perché non sono politically correct, quindi sì. Infrangere le regole è sano. È sano. Senti, è politically correct parlare di sfiga in amore? No. No, non ci credo molto alla sfiga per amore, nel senso che uno raccoglie quello che semina in genere. Senti, è politically correct quasi nel 2022 ascoltare Gloria di Umberto Tozzi, che è del 79? Beh, qua andiamo sulla sulle tendenze suicide, eh? Sei sicuro? Perché sì, abbastanza. Se fosse pupo sarebbe peggio. Se fosse pupo sarebbe peggio? Ah beh, lì sarebbe la morte certa. Sì. La morte cicca, come dice qualcuno. Morte cicca. Senti, qui sarei d'accordo con me. Sono politically correct le zingarate di Amici Miei? Assolutamente sì, sarebbero da fare nella realtà. Io ci provo ogni tanto. È politically correct dire che le infradito aiutino a mascherare il problema della luce vago? Ma sì, è tutto politically correct quando è scorretto. È politically correct bere una tisana al finocchio alle 22 prima di andare a dormire? O meglio whisky? Preferirei un Lafroig turbato. Ecco, è politically correct sprofondare in una cofana di panna montata? Questo sì, è una cosa che ogni tanto va fatta, è sana e fa malissimo, quindi è corretto. Senti, è politically correct, attento bene alla domanda, tenere una posizione temporaneamente divergente o è tutta colpa del succo di limone? È colpa del succo di limone, come l'hai scoperto? Ho letto i tuoi romanzi. Sono politically correct le overdosi di confezioni falqui? Bah, sì, sì, va bene, sì, sono corretto. È politically correct comporre poesie col suggeritore automatico di tastiera? No, non è correct, però se uno non ha altri mezzi va bene lo stesso. È politically correct che i locali dove si esibiscono i comici abbiano nomi noiosi? Sì, è corretto perché spesso i comici sono noiosi. Senti, è politically correct che Amanda Lear faccia sesso per 2 ore al giorno a 80 anni e io no? No, è veramente una cattiveria, ma posso dirlo anche rispetto a me stesso, quindi... È politically correct organizzare un Interrail a 55 anni? Sì, assolutamente, perché si è eternamente giovani. È politically correct innamorarsi, come faccio io tutti i giorni, di Elena Sofia Ricci, anche se la vedi solo sul teleschermo? Ma perché no, dai, sì, è corretto. E infine, è politically correct fare la scorta di cibo per la prossima pandemia?
Io la faccio per la prossima apocalisse definitiva, per la prossima estinzione di massa, che ovviamente non ci riguarderà, Luca. No, perché saremmo già morti. Benissimo. Esattamente. Esattamente. Bene, grazie Giorgio e ben arrivato nella nostra famiglia. Ciao Luca, è stato un piacere. Bene, e ora un po' di musica con Enrico Lisei. Sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo, ma se piove due segni di biro ti danno un ombrello. Gli alberi non sono altro che fiaschi di vino girati. Se ci metti là sotto due tipi saranno ubriachi. Un ragazzo cammina, cammina, arriva ad un muro. Chiudi gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già. È un'astronave che non ha tempo né pietà, va su Marte, va dove vuole, niente mai sai, la fermerà. Se ci viene incontro non fa rumore, non chiede amore e non ne dà. Continuiamo a suonare, lavorare in città, noi che abbiamo un po' paura, ma la paura passerà, siamo tutti in ballo, siamo sul più bello in un acquarello che scolorirà, sopra un foglio di carta lo vedi il sole giallo che scolorirà, e se piove due segni di biro ti danno un ombrello che scolorirà, basta fare un bel cerchio ed ecco che hai tutto il mondo che scolorirà. E adesso parliamo di catastrofi con Piero Cademartori. Se ci fosse una catastrofe e avessi un giorno di tempo per scappare e un camper a disposizione, chi e che cosa ti porteresti con te? Dove andresti? E con chi ti piacerebbe ricominciare a vivere? Per rispondere, hai 2 minuti e 30 secondi di tempo. È una catastrofe, dipende sempre che cosa la catastrofe comporta. E ne abbiamo già una in corso, non penso che ce ne voglia pure un'altra. Poi non so, camper. Io col camper non ci voglio andare, non preferisco la tenda. Quindi se viene la catastrofe, vado via in tenda, mi prendo la tenda e porto dove la catastrofe non c'è, o almeno dove si spera che la catastrofe non ci sia, e quindi in un posto dove la catastrofe non c'è. Con la tenda mi porto dietro? Porto dietro un telefonino, giusto per avere un qualcosa con cui poter, come dire, dialogare, poter parlare con le persone che nella catastrofe sono rimaste magari da un'altra parte. Però prima bisogna vedere se la catastrofe è compatibile con il 4G e se questo, poi il telefonino serve a qualcosa, se no se il telefonino non serve, cosa me lo porto a fare? Con chi? Con chi? Una bella domanda. Con chi sa montare la tenda? Perché io non ho mai montato una tenda, quindi mi piace andare in tenda, ma non ho mai montato una tenda, per cui mi servirebbe qualcuno che sapesse montare la tenda nella catastrofe. Poi lì bisogna vedere anche catastrofe con me, come si monta la tenda. Quindi queste sono le cose che poi un po' così, ora pensando a una catastrofe,
ce ne sono tante, che ci sono tanti personaggi che fanno catastrofe nella catastrofe. Il problema è la tenda. Questo è. Il problema è la tenda. E infine, una lezione di storia dell'arte con Roberto Vallarino. Il 2 settembre del 2020 Philippe Daverio ci ha lasciato dopo una brutta malattia. È un grande critico d'arte, un grande studioso, molto istrionico, che ha dato all'arte tantissimo. E voglio iniziare proprio queste piccole lezioni di arte proprio con un suo lavoro. Il primo capitolo del suo libro Il secolo lungo della modernità fa una apologia della pittura e voglio raccontarvi velocemente quello che lui ci dice sulla pittura. A cosa serve la pittura? È come certi d'arte, serve a campare. Ai molti musei d'oggi serve ad avere materiali alle pareti in modo da giustificare il coffee shop o il bookshop. A tanti collezionisti serve a stimolare la vanità e ad appagare il complesso di Alibaba, offrendo loro la più cara delle merci raccoglibili. La pittura è un tesoro. Da questo punto proprio occorre partire. La pittura è la più costosa delle cose raccoglibili e per due motivi. Da un lato è di tutti i manufatti noti quello più resistente alla morsa del tempo. Dall'altro la sua maneggibilità le garantisce una facile attitudine ai trasporti, il che sta alla radice delle centinaia di mostre che si fanno per il mondo ogni mese. E una merce la si può Più la si può rendere facile al movimento, tanto più si allarga il suo mercato e aumenta il suo valore. Il mercato della pittura è potenzialmente esteso perché, a differenza della poesia, non richiede traduzioni. Rispetto ad altri linguaggi che comunicano a epoche lontane, la pittura ha un'immediatezza sua tutta particolare. Il giovanotto che si alza davanti alla tavola nello studio di Édouard Manet, visto dipinto, è identico a certi giovanotti un po' pieni di sé che potrete trovare al ristorante oggi. Uguale non solo nei lineamenti, ma anche nel suo modo di vestire. Camicia dal collo ribattuto e morbido, cravatta, giacca di velluto nero e pantaloni chiari in perfetto spezzato. Quando furono inventate queste situazioni, gli autori non sapevano che sarebbero durate fino ad oggi. Loro credevano senza sapere che proiettavano. Noi, rileggendo, vediamo all'indietro, come in un cannocchiale rovesciato, situazioni che mentalmente rielaboriamo. Immaginiamo quei personaggi alterando la situazione oggettiva nella quale l'autore li ha collocati. La letteratura richiede una rielaborazione dell'immagine. Quando vediamo il giovanotto di Manet, possiamo anche guardarlo. Non siamo costretti a immaginarlo perché lui attraversa con un salto un secolo e mezzo e si presenta al nostro cospetto vivo e fresco. Solo la pittura passa talvolta attraverso la porta del tempo. Seconda considerazione. Lo stesso giovanotto, se lo vedessimo in una fotografia, sembrerebbe invece fortemente datato. Basta in questo senso paragonare i due ritratti di Manet, quello che gli fa Nadar in una fotografia, eccellente ma lontano come se fosse un'immagine funebre, e quello che gli fa Carolus Duran in pittura, assolutamente olfattivo e percettibile. La fotografia spera allora,
quando non ha ancora scoperto la sua strada vera e definitiva, di essere la risposta ad ogni questione verista o naturalista, ed è già allora sorpresa nel suo errore. La pittura impara molto dalla fotografia, impara a mutare il suo ragionamento, a tal punto che nel 1901 Giacomo Balla, artista curioso e sperimentale per eccellenza, dipinge la signora romana lasciando il contrasto tipico della foto tra primo piano scuro e fondo bruciato dalla troppa esposizione. Poi, già che c'è, dipinge anche il mosso dei piedi, come se la signora avesse cambiato posizione durante lo scatto. In questo gioco della pittura che ingloba il linguaggio della fotografia sta una delle basi del successivo futurismo. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Exotica.